Questa mattina una conferenza stampa per rispondere alle critiche, ma con la consapevolezza che Giffoni risponderà nel metodo che la caratterizza da sempre, ovvero con risultati, passione e competenza. Ma non ha fatto né attacchi né tantomeno ci siamo difesi. Abbiamo cercato di portare la verità, di portare numeri, dati, analisi, perché sono chiari alla luce del sole. Non a caso l'abbiamo voluto fare nella città del cinema, proprio alla luce del sole. È un momento dove ogni tanto si può sbagliare, escono notizie che sono un po' distorte e quindi a 35 giorni prima del festival è un dovere da parte mia portare chiarezza e portare tranquillità nei riguardi dei finanziatori pubblici e privati, nei riguardi di migliaia e centinaia di migliaia di persone che verranno a Giffoni, anche perché qualcuno poi dice: ma che sta succedendo a Giffoni? Niente che non si sappia, niente che sia nascosto, niente che non sia già stato detto. Abbiamo ritardi di 12-13 mesi nel pagamento degli stipendi perché abbiamo ritardi nei finanziamenti pubblici che ci arrivano, gestiamo fondi europei che hanno una trafila talmente complicata di norme, sottonorme, di controlli, supercontrolli, ma abbiamo pure almeno la soddisfazione che tra tutti quelli che il primo livello, il secondo livello e il terzo livello europeo ha controllato abbiamo avuto uno dei pochi la bandiera verde, quindi trasparenti, chiari, precisi. E diciamo che per me è stata un'opportunità finalmente quello di parlare e di chiarire ancora un'altra volta. Non ce la siamo presi con nessuno, ma nei momenti in cui viene fatta un'interpellanza non puoi non rispondere, ma lo rispondiamo pubblicamente come abbiamo sempre fatto, non chiudendoci una stanza o convocando un'agenzia di stampa per comunicare quello che noi vogliamo fare. L'abbiamo fatto a luce del sole qui con il sindaco di Giffoni, con la città, con i dipendenti, dipendenti che fanno parte della nostra azienda e che sono non solo solidali, ma che sono i creditori che mantengono in piedi la stessa azienda nei momenti in cui le aziende chiudono, si licenza personale e noi invece siamo pronti anche ad assumere altro. Questo volevo dire, l'ho detto a 35 giorni dal festival con la massima appunto umiltà e la massima serenità, perché ci aspettano sfide molto importanti. Quando ho detto giratevi da quella parte, cioè da questa parte qui, è perché lì fra poco si costruirà Giffoni Multimedia Valle, uno dei più grandi sogni, il secondo sogno della mia vita che ho donato gratis al comune di Giffoni Valle Piana. Io penso che questo deve essere un punto appunto di partenza di quello che è stato Giffoni, perciò dico Giffoni nascerà nel 2016. Ho puntualmente risposto alle critiche di giornalisti che scrivono purtroppo senza saperlo e sarebbe stato opportuno, voi fate informazione, tanti fanno informazione, l'informazione è importante, io la rispetto totalmente, però sarebbe opportuno che quando arriva una notizia si alza un telefono, si chiede un appuntamento, si fa un'intervista telefonica, c'è questa notizia, qual è la tua risposta? E avrei chiarito senza dover disturbare persone per fare oggi un incontro, però è stato piacevole e ringrazio Dio che l'abbiamo fatto.